Juventus Napoli 1-3, Roma Udinese 4-0, Sampdoria Milan sospesa sull'1 montaggio di Gianni Di Raimondo, cominciando da quelli naturalmente di Juventus Napoli, tutti concentrati nel secondo tempo a partire dal quinto minuto, quando la Juventus è andata in vantaggio con una rete di Laudrup al termine dell'azione che lo stesso Laudrup avvia. Il pallone viene temporaneamente fermato, Platini lo recupera, lo dà a Manfredonia che allarga per Cabrini, diagonale di Cabrini, Garella respinge, Laudrup in corsa, tocca il pallone e realizza il gol del vantaggio. È il quinto minuto. Al 28esimo su calcio d'angolo Ferrario riesce a trovare il varco per pareggiare nell'area gremitissima. Nel gol dell'1-1, soltanto un minuto o poco più dopo, il gol del vantaggio, quello determinante, il Maradona che tira il calcio d'angolo e Giordano che sull'altro palo in girata batte Taccuni da distanza ravvicinata. Poi in tempo di recupero, nel classico contropiede che si può determinare in queste situazioni, Carnevale va via, tocca allargando sulla destra per Volpecina, il cui diagonale batte per la terza volta Taccuni. Napoli solo in testa alla classifica. Al secondo posto l'Inter con questa vittoria per 2-1 sul Torino, che deve rinunciare a Kit. Altobelli con 7 gol diventa il capocannoniere, ne segna 2. Qui il traversone di Bergomi, l'intervento di sinistro di Altobelli da distanza ravvicinata, Lorieri è battuto. Siamo al quarto minuto del primo tempo. Il raddoppio ancora opera di Altobelli, ma molto merito va a Rumenig. Ecco Rumenig, il suo gran tiro che Lorieri non riesce a trattenere, devia come può sul palo, arriva Altobelli 2-0. Alla mezz'ora Dossena accorcia alle distanze, il Torino si è orgogliosamente battuto, lamentando però come è naturale le qualche carenza in fase offensiva. Ecco l'azione insistita con Dossena che riceve il pallone e batte con un gran tiro da distanza ravvicinata Zenga. Secondo posto anche per la Roma, che vince per 4-0 contro l'Udinese su un tocco di Baruni. Agostini va a recuperare un pallone che sembra perso verso il fondo, sul traversone bel colpo di testa di Berggren per l'1-0 al 24esimo minuto del primo tempo. Al 27esimo il raddoppio, Ancelotti, mentre la difesa udinese appare piuttosto sbandata, come vedete, trova il varco per inserirsi e realizzare in diagonale 2-0 alla fine del primo tempo. Nella ripresa, bello scambio tra Ancelotti e Desideri, proietta da solo il giovane romanista nell'area avversaria per il gol del 3-0. Questo al 20esimo, al 33esimo un altro giovane, Giannini, con una precisissima punizione, 4-0. E siamo all'Empoli che riesce a battere il Verona interrompendo una lunga serie di sconfitte. Il gol decisivo è di Vertova, eccolo al settimo minuto del primo tempo, del secondo tempo scusate. Come pure nel secondo tempo si sblocca Ascoli Fiorentina con Oriali che aveva tentato in tutti i modi la via della porta ascolana e che lo trova così come abbiamo visto di testa su azione di calcio d'angolo. Fiorentina 1.